il suo sangue mi lavò. Adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è la fiera, siede sopra il trono, di gloria una corona fa, regna in vittoria, dinanzi a Gesù, il figlio di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello. Alleluia. Grazie, Signore, per questa splendida giornata, Padre Santo. Ti adoriamo, Gesù. Oh, ti Signore, adoriamo. Ti benediamo, gloria, Signore, in ogni tempo, Padre Santo. Alleluia, 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 alleluia. Glorioso è. Gloria, Gesù. Glorioso è, Gesù. Glorioso è, Padre Santo. Oh, Gesù. Il 160 su quella croce. L'agnello salì, su quella croce Gesù Cristo morì, in quella croce giustizia e pietà, con quella croce il mio cielo si aprì, su quella croce l'amore trionfò e il mio peccato Gesù Cristo pagò. Su quella croce al mio posto morì il Re di gloria, il Cristo Gesù. Io so Gesù Cristo morì, in quella croce giustizia e pietà, con quella croce il mio cielo si aprì, su quella croce l'amore trionfò e il mio peccato Gesù Cristo pagò. Su quella croce al mio posto morì il Re di gloria, il Cristo Gesù.
Alleluia. Gloria, 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 gloria a Dio stamattina. Ti adoriamo, Gesù, ti adoriamo, ti benediciamo. Oh, Re di gloria. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Grande Dio, grande Dio nostro. Tu sei la nostra forza ancora stamattina. Glorioso eres, Signore. Glorioso eres, Gesù. Oh, Signore. In 161 io so che tu sei qui. Amen. Sento il tuo camminare. Amen. Amen. Lo sentiamo, Gesù è qui. Grazie, Signore. Pace del Signore sia con tutti noi. Amen. Anche questa mattina. Amen. Per i vicini e per i lontani, oh, sì, quanti sì. Ci seguono da lontano. Alleluia, nel web, sì. Possa il Signore
toccare la nostra vita. Amen. Noi che siamo qui e quanti sono a casa possano sentire questa mattina la presenza potente di Gesù Cristo. Amen. Il quale porta sollievo, porta alleggerimento dai pesi. Gesù ha detto: venite a me, lasciate i vostri pesi, portate i vostri pesi. E noi vogliamo ringraziare il Signore, ti ringraziamo stamattina ancora una volta per questo privilegio di stare nella tua casa. È sempre un miracolo. Amen. È un miracolo ogni volta che noi possiamo aprire questa serranda per lodare il tuo nome. È una testimonianza a te, e noi stamane ti vogliamo invocare, Signore. Alleluia. E Signore, come è scritto, Signore, che dove due o tre sono radunati nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. Alleluia. E stamattina passeggia in mezzo di noi, Signore, benedici. Amen. Quanti sono assenti, quanti sono malati, quanti sono in difficoltà, abbiamo tanti, e quanti lavorano anche questa mattina, Signore. Sì. È un periodo particolare, ma noi vogliamo pregare gli uni per gli altri, preghiamo per quanti sono anche in altre nazioni del mondo. Amen. E in questa mattina, Signore, è bello ricordare che c'è un gran popolo che loda il tuo nome, dalla Amen. Cina, oh, in sì, Africa, Signore, in Sud America, in Cuba, ovunque. Oh, sì, c'è un popolo, c'è un popolo che crede in te, oh Gesù Cristo. Amen. Signore, stamane fai miracoli e prodigi secondo la tua benignità. E stai con noi nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Abbiamo iniziato con tranquillità, con gioia. Abbiamo Alleluia. Deposto i nostri pesi al Signore. Amen. E ci sentiamo già alleggeriti. Cantiamo un altro cantico, carissimi. 162. Degno è l'agnello, 162. Grazie per la croce, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amor, grazie a me. Inchiodarò le sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi
Grazie Signore. Bendito eres Signore. Ti adoriamo Signore. Grazie Signore. Oh sì Signore. Alleluia, alleluia, oh, sì, alleluia. Gloria a Dio. Oh Gesù. Grazie. Soltanto un annuncio di servizio per quanti ci seguono su Facebook. Sto vedendo che ci sono brevissime interruzioni del video, non è colpa nostra, indipendente dalla nostra volontà, quindi non sganciate, sto parlando a quanti ci seguono, sono diversi, non togliete la linea perché ritorna immediatamente la diretta, è un istante, 3-4 secondi, quindi rimanete sintonizzati. Bene, vogliamo qualcuno che prega il Signore? Gloria a Gesù, adoriamo Gesù, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo Gesù, alleluia, gloria a Dio, gloria al tuo nome, degno sei di lode e di gloria, amen, 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 gloria a Dio. Grazie Gesù, grazie Gesù, fratello Eric, una preghiera, grazie, gloria a Gesù, alleluia. Adonai, we thank you, glorify your name, we adore you, we bless your holy name for this day. We say this day, O Lord Father in heaven, we say we thank you. We adore you for the breath of life, for the gift of salvation, for the new life, O Lord, you have given unto us. Lord, we say thank you. We adore you. We have nothing to give unto you other than to say thank you, Lord Jesus. Blessed Redeemer, we pray thee that today, O Lord, we pray that you take preeminent control. We commit the activities of today into your able hands, O Lord. Father, this service, O Lord, come and take preeminent control. We pray, O Lord Father, that our hearts, O Lord Father in heaven, be committed unto you. Every heart sent my dear spirit, we come against them. Lord in heaven, we pray, O Lord, let your presence, O Lord, in our lives, O Lord. And as many on their way coming, Father in glory, we pray thee, O Lord, you bring them safely in the name of Jesus. Blessed Redeemer, you, O Lord, our God. Father, our coming, O Lord, Father in heaven will never be in vain. We ask, O Lord, for your presence, O Lord, Father in heaven, to dwell in us. We pray thee, Lord Jehovah, that your power, O Lord, will be made, O Lord, available, O Lord, visible in our lives. In the name of Jesus. That at the end, O Lord, we have the cause to say, thank you, Lord Jesus, for all you have done. In Jesus' perfect name, we have prayed. Lord in heaven, today's service is being declared that it opened in the name of God, the Father, Son, and of the Holy Ghost. In Jesus' name, we pray. Amen, amen. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Degno sei di lode. Alleluia, alleluia, gloria a te, Signore Santo. Grazie, grazie Gesù. Gesù, grazie Padre d'amore, ancora in questo giorno ti vogliamo ringraziare e benedire, Signore, perché siamo qui, Signore, alla tua presenza, Signore Santo, per ancora ci dai un nuovo giorno, Signore, gloria un nuovo giorno benedetto di Dio, Signore Santo. Ancora ti preghiamo per tutto il tuo popolo, la Chiesa tutta universale, per i culti che si terranno questa mattina, Signore, che veramente possiamo purificare le nostre anime e ancora essere lavate e purificate dal sangue prezioso di Gloria Gesù, Signore. E con le nostre labbra possa unirsi al coro degli angeli, la lode e l'adorazione, Signore Santo, e possa aggiungerti come un profumo d'odore soave, Signore. Benisci ogni culto, Signore, Gloria, ogni preghiera, Signore, ogni pastore che predicherà la tua parola. Jesus. E noi, questa piccola comunità, Signore, qui a Guidonia, Signore, ti preghiamo, benedicila, Signore, portala nelle tue mani, Signore, benisci il nostro pastore, Signore, la tua parola, Signore, e Signore, che rimanga nei nostri cuori. Ancora raggiungi e benedici i nostri fratelli e sorelle che sono nelle loro case, che non sono potuti venire, quanti stanno giungendo, Signore Santo. Guida tu ogni cosa, Signore. Ci rimettiamo a te nelle nostre mani, nelle tue mani, o Padre d'amore, e veramente anche i nostri familiari tutti li rimettiamo nelle tue mani. Perché abbiamo annunciato la salvezza, Signore, veramente bramiamo che il loro cuore si aprano a te e diventano tuoi figli, Signore, nati di nuovo. Amen, e quanti amen, conosciamo, amen. Signore, quanti ce ne hai messi davanti, Signore, che veramente quelle parole, Signore, possono entrare nel loro cuore, oh Signore Santo. Non noi, Signore, ma lo Spirito Santo che ci ha guidato, Signore. Gloria, e ancora guidaci sempre per lo Spirito Santo e essere i tuoi servi, Signore. Strumenti nelle tue mani, Signore, perché
per la gloria tua, Padre d'amore, perché tanti aspettano, Signore, la manifestazione dei tuoi figli, Signore, tanti aspettano la tua parola di salvezza perché non la conoscono. Ti ringraziamo e ti benediciamo. Rimani con noi nel prezioso e santo nome di Gesù, il tuo figlio che tu hai benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Gloria a Dio, sia gloria al Signore. Cantiamo un altro cantico alla gloria di Dio. Ci avete un altro cantico? 101. Cantico 101. Adoria alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoria. Dei cieli, re di gloria, re di gloria, re di gloria. Amen, 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 Signore. Grazie, Signore. Oh, alleluia, ti adoriamo, ti adoriamo. Gloria a Dio, gloria a te. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Meraviglioso è il tuo nome. Ti adoriamo, Signore, ti benediamo, Padre Santo. Grazie, Signore. Grazie, 94. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. 94, tu sei davvero grande. Tu sei davvero grande, oh Signore. Cantico 40. Alleluia, grazie Signore. Grazie Padre Santo. Alleluia. Alleluia.
presto noi andremo a vedere il re. Alleluia, alleluia, noi andremo a vedere il re. Non più tanto lì, noi andremo a vedere il re. Non più pianto lì, noi andremo a vedere il re. Non più pianto lì, noi andremo a vedere il re. Alleluia, alleluia, noi andremo a vedere il re. Per l'eternità, noi andremo a vedere il re. Gloria a Dio. Bello questo cantico. Presto, molto presto, noi andremo a vedere il re. Alleluia. Amen, amen, amen. Gesù viene, Jesus is coming, e noi lo aspettiamo. Che a Dio dobbiamo tutto l'onore e la gloria di alzarsi ogni mattina e venire qui alla sua casa per glorificarlo, per benedirlo. Voglio ringraziarlo per il lavoro che ho cominciato e va tutto bene. All'inizio la signora stava molto, molto agitata, però ho clamato il sangue di Cristo e ha potere in ogni tempo. Clama a me che io ti risponderé. E ho clamato il sangue di Cristo e sono 2 giorni che la signora, come se fossimo membro di una famiglia unica, condividiamo tanto la parola del Signore perché credono a modo loro, però il Signore ovunque ci manda ci usa. E voglio ringraziare il Signore perché anche nel lavoro glorificiamo il suo santo nome. Voglio ringraziare il Signore per questo culto, per ogni uno dei miei fratelli, per la casa. Voglio benedire la parola che oggi il Signore ha portato attraverso il nostro caro pastore. E la benediamo in il nome di Gesù e voglio ringraziarlo per ogni cosa. Amen. Amen. Pace a tutti. Amen. Amen. Pace a tutti. Gloria a Dio. Amen. Cantiamo un altro cantico. 142. Pace a voi. 142. 142, sì. Grazie. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore, alleluia, per la tua pace, alleluia, che ci dai. Lo ricantiamo perché è bello questo canto. Alleluia. Grazie.
Gesù, gloria a Dio. Benedetto Gesù. Sei, Signore. Gloria alleluia, Signore. Ti adoriamo. Alleluia. Signore. Ti adoriamo, ti adoriamo. Vogliamo approfittare per dare il benvenuto anche a questo ragazzo che è venuto per prima volta alla casa. Recibe un forte abbraccio da tutti noi, che sia benvenuto, e ogni volta che vuoi venire qui c'è la porta aperta per te, anche per lui, che è la seconda volta che viene qua in mezzo di noi. Ricevete un grande calore soprattutto dell'Spirito Santo che è in mezzo di noi. Grazie a Dio anche grazie per questi giovani che sono con noi, per quanti sono assenti posso immaginare che c'hanno, è un periodo che non è possibile, a volte il lavoro e quant'altro, quindi vogliamo pregare gli uni per gli altri. Amen. Ci siete carissimi? Pace a voi. Pace, pace. Vi abbraccio nell'amore di Cristo. Amen. Vogliamo sentirci una famiglia. Amen. Nella famiglia a volte ci sono momenti difficili, magari, ognuno passa la sua, poi ci sono anche momenti migliori e noi confidiamo in Dio, è vero? Amen. Confidiamo nel Signore, gloria a Dio. Se c'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore può farlo. Voglio ringraziare il Signore stamattina. Aspetta che ti arriva il microfono, sorella Francesca, un attimo. Gloria a Dio. Dicevo, vi voglio ringraziare ancora questa mattina il Signore perché siamo qui, per il dono meraviglioso che mi ha dato tanti anni fa di essere una sua figliola. Io ho dovuto dire soltanto un sì, arrendermi a Lui, confessare quella che io ero, una peccatrice, e il Signore mi ha perdonato, mi ha lavato, mi ha purificato, mi ha mostrato la strada che porta a Lui. Se mi vuoi seguire, mi ha detto, questa è la via. E io ho detto sì Signore, ti voglio seguire. Amen, amen. Fino alla fine dei miei giorni chiedo ogni giorno che Lui mi protegga e mi metta all'ombra delle sue ali, perché facilmente nelle cose del mondo possiamo cadere, perché siamo quello che siamo, esseri umani fragili. Gloria a Dio. Ma nella nostra debolezza Lui è forte in noi, e io lo voglio ringraziare e benedire. Voglio dire una piccola cosa: pregate per me, pregate anche per i bambini, perché abbiamo fatto un piccolo studio della parola di Dio quest'anno. Dice, questo libro si intitola Gesù ci ammaestra. Sto preparando alcune cose che vorremmo fare assieme ai bambini, e i bambini mi aiuteranno anche a produrre insomma questo piccolo saggio, quello che sarà. E non è facile, mi sono resa conto, perché le cose sono tante, la parola di Dio è meravigliosa, ma sintetizzeremo due o tre lezioni, non di più, ma che sia proprio alla gloria di Dio, che sia di edificazione per tutti. E pregate, perché non è facile, vi chiedo. E ringrazio tutti quanti voi, ma ringrazio il Signore con tutto il mio cuore ogni giorno per le cose grandi e meravigliose che ha fatto per me. Lo ringrazio perché si prende cura di me ogni giorno, ogni giorno. A Lui sia la lode e la gloria in ogni tempo. Amen, 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 amen. Stamattina mancano i bambini, cioè, però c'è il rappresentante Cristian. C'è Cristian qui. Vogliamo benedire questi ragazzi, Signore, questi bambini, quanti sono a casa magari. Il Signore sa ogni cosa. Grazie Gesù, grazie, grazie Gesù, grazie Gesù. Cantiamo un altro cantico? 100? Cantico 100, sì. Il tuo nome in alto a Dio, grande gioia dentro me.
alleluia. Innalziamo il tuo santo gloria, nome, Signore. Adoriamolo ancora qualche istante, sì, Signore, sì. Ti adoriamo. Amen. La tua presenza dolce, Gesù, oh, sì, oh, Redentore. Grazie, Signore. Gloria a Dio, gloria a te, Signore. Signore, gloria a Dio. Santo, 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 santo è il tuo nome. Signore, santo, santo è il tuo nome. Amen, amen, amen. Oh sì, Signore. Alleluia. Innalziamo, Signore, il tuo santo nome, Signore. In ogni tempo, Signore. Re di gloria. A te vogliamo darti ogni gloria, Signore. Gloria a Dio. Ogni giorno della nostra vita, Padre. Amen, glorioso amen, è il Signore. Perdonaci, Padre Santo, ogni volta che pecchiamo, Signore, incontro di te, Signore. Però vogliamo arrenderci a te, Signore, e essere guidati, Signore. Gloria a Dio. Per fare la tua volontà, Signore, non la nostra, Signore. Amen. Proteggici, Signore, guidaci, Signore. Parla al nostro cuore, Gesù. Amen. Rinnova la nostra vita, Signore. Ristauraci, Signore. Dacci un cuore puro, Signore, allineato a te, Signore. Gloria a Dio. Te glorificamo, Gesù. Gesù, santo. Dolce musica, Signore, santo, il tuo santo Gesù. Nome, Signore. Grazie. Santissimo Gesù. Eres, Signore. Grazie, Signore Gesù. Benedetto oh, sei, Signore. Signore. Vogliamo uscire di qua, alleluia, rinnovati, Signore, restaurati, Padre Santo. Ogni giorno gloria andare di gloria in gloria, Signore. Gloria a Dio, gloria. Glorioso eres, Signore. Amen, amen. È grande il Signore. Amen, amen. Amen. Questa mattina. Amen. Gloria grazie a Dio, Signore. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Anche nei momenti grazie di quiete del culto, lo Spirito agisce, ci dà una mano. Amen. Gloria a Dio, grazie, Signore. Signore. Amen, amen. Glorioso eres, Signore. Glorioso è il Signore. Gloria a te, Signore, gloria a te, Signore. 44? 44, sì. 44, cantico 44. Signore, vengo a te, rinnova e cambia il mio cuore. Grazie a te ho trovato in te, Signore, vengo a te, le debolezze che io ho, le cancellerà col tuo grande amore. Stringimi con il tuo amore, rendimi, portami più vicino a te, se spero in te, arriverò. Sempre vivere.
vicino a te. Alleluia. Se spero in te, arriverò ben alto e volerò con te e tu mi guiderai con il tuo amore. Grazie, Signore. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Dobbiamo passare alla parola del Signore. Amen. Non vogliamo soltanto cantici stamane. E grazie a Dio per le preghiere che avete fatto. Vogliamo stamane riflettere su quello che viviamo. E dal Vangelo di Luca, al capitolo 7, dal verso 11, c'è un episodio conosciuto, ma che può essere di grande insegnamento per questi giorni. È scritto, e avvenne, Luca 7, verso 11, e avvenne in seguito che egli s'avviò ad una città chiamata Naim, e i suoi discepoli e una gran moltitudine andava con lui. E come fu presso alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, e questa era vedova, e una grande moltitudine della città era con lei. E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei, le disse: non piangere. E accostatosi toccò la bara, i portatori si fermarono ed egli dissero, gli disse: giovinetto, io te lo dico, levati, alzati. E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo diede a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano il Dio dicendo: un gran profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino. È una parola che toccante, abbiamo già affrontato questo argomento altre volte. Qui abbiamo la storia di una madre. La parola del Signore è che una grande moltitudine era con lei. Cioè questa donna in questo momento di dolore immenso, possiamo soltanto immaginare una mamma che perde un figliuolo, ma queste persone non hanno nulla da dare a questa donna. Vedete, quando, e questo è quello che sta succedendo oggi, vedete, sapete che io sto applicando la parola a quello che viviamo oggi, ed è giusto. Cioè, qui vediamo questa donna in mezzo a tanta gente, ma io credo, immagino la scena, gente che non sa che dire. Io sto andando piano come mercoledì, perché voglio che il Signore mi guidi parola per parola. Che dire a una mamma che ha un bambino in una bara? Io non saprei molto che dire, perché le parole di circostanza non servono. È vero che la partecipazione umana e calorosa può essere d'aiuto, ma questa donna sicuramente è isolata, anche in mezzo alla folla è isolata, perché il suo cuore è completamente avvolto da una tristezza immensa. Oggi noi stiamo vivendo quello che questa donna ha vissuto più di 2000 anni fa.
Oggi c'è una grande moltitudine nella terra. Guardate, ieri ho parlato con il fratello Franco François, che si collega con tutti i fratelli da l'est-ovest, e le notizie sono queste, che comunque c'è un abbattimento un pochino ovunque. Ebbene, questa realtà è oggi più che mai forte. Si sta sgretolando in realtà proprio la comunicazione l'uno con l'altro. E questa è la cosa che mi tocca più personalmente, tutti noi, la comunicazione. Vedete, è stato detto da fratello Franco parecchi mesi fa, il distanziamento, no? Adesso c'è bisogno di stare distanti per non... è diventato poi un distanziamento umano, c'è un isolamento totale delle persone chiuse in casa e via discorrendo. Posso dirlo come battuta? Una battuta che mi sembra che c'è un funerale in corso. Perdonatemi, ma penso che questo è un funerale in corso. Dico un'altra cosa, ma è sempre per valutare, non giudicare mai. A me sembra, e mi dicono, che non ride quasi più nessuno. È difficile vedere persone in mezzo alla strada che sorridono. Sono tutti presi da tristezza, Claudia. E con la mascherina poi non si vede, ma in realtà sono pochi che ridono. Tu dici? Beh, comunque... Sì, ma comunque l'analisi che vogliamo fare è questa, diciamo, vediamo che c'è un abbattimento. È indubbio, no? È indubbio che c'è un abbattimento, cioè si fa fatica a fare ogni cosa. Ma adesso ci arriviamo. Questa è l'analisi iniziale del corteo della morte, così definito. Cioè questi che stanno intorno alla mamma non hanno nulla da dire. Benedetto il nome del Signore per questo, fratelli e sorelle, perché la realtà è questa, che io lo sentivo stamattina, c'è bisogno che ogni mattina noi tutti abbiamo un incontro personale con Gesù, un incontro personale con Gesù. Abbiamo bisogno del tocco della sua mano, abbiamo bisogno di sentirlo vicino alla nostra vita. E qui c'è la realtà dell'incontro fra due situazioni, una assolutamente disperata e l'altro corteo, dice la scrittura, dove c'era Gesù. Qualcuno ha detto, magari può pensare, è un caso che questo corteo della gioia dove c'è Gesù ha incontrato questo gruppo avvilito. No, non è un caso, con il Signore non c'è mai un caso, il Signore sa ogni cosa e sa intervenire al momento opportuno. Lo voglio dire con forza questa mattina, alzo la voce, non so se vi... devo stare più calmo. Non è un caso, ma noi lo sperimentiamo anche noi. Ma perché anche noi non sperimentiamo questo? Quando è il momento difficile, ecco che c'è. Io stamattina mi sento alleggerito, nonostante che ieri ho stati dei problemi e via discorrendo, chiusa parentesi. Perché? Perché sono partito da casa dicendo: Signore, io voglio sentirti nella mia vita.
C'è bisogno, le persone hanno bisogno di fare un incontro con il Signore, non con la religione o la Chiesa pure. La Chiesa più di tanto non può fare i credenti. Possiamo noi risolvere i problemi degli altri? Io non ci sono mai riuscito, voi ci siete riusciti? Grazie sorella Isabella, non ci si fa. Perché non sta a noi. Perché pensate un attimo, sto dicendo delle cose cercando di essere semplice. Se noi avessimo la capacità di risolvere i problemi degli altri, noi saremmo prima delle brave persone e poi dei superbi. Perché la superbia è vicina quando comincia a sentire le capacità. Ma questo non c'è dato a noi. C'è dato di pregare, c'è dato di stare vicino, ma chi risolve i problemi e chi interviene è Gesù Cristo, gloria a Dio. È l'incontro personale con Cristo. Sulla nostra strada e sulla strada di coloro che ci stanno seguendo, non si sta interrompendo adesso Facebook, bene, sulla strada ci deve essere un incontro con Gesù. E mi ricordo in questo momento i due sulla via di Emmaus, due discepoli che Gesù inchiodato in croce è morto e se ne vanno tutti quanti hanno lasciato il Signore dopo la crocifissione, no? Ognuno è tornato alla sua vecchia vita, Pietro a pescare, e questi due tornano a casa avviliti, sapete? E l'avvilimento non ti fa vedere il Signore, ma il Signore va oltre e comincia a parlare, mi piace questo, il Signore parla al nostro cuore e siamo noi a volte che non capiamo e non sentiamo, e questi discepoli non sentono in quel momento, mentre Gesù apre le scritture e comincia dai profeti a parlare. Ma dice la scrittura che alla fine del percorso Gesù fece per andare via, ma quei due dissero: aspetta, rimani con noi, stai a casa nostra. Gesù entrò a casa, si misero a tavola e spezzò il pane. In quel momento i loro occhi si aprirono perché riconobbero in quel gesto Gesù. Allora hanno conosciuto Gesù risorto. Gloria a Dio, e dicevano l'uno all'altro, bellissimo. Ma non ardeva in cuor nostro mentre noi eravamo in cammino, Non sentivamo qualcosa di speciale mentre camminavamo, non l'abbiamo riconosciuto, ma il nostro cuore si stava scaldando. Allora voglio dire una cosa, un segreto. Guardate, come diceva mio padre, a volte lo sentiamo il Signore, a volte non lo sentiamo, ma Gesù è con noi, gloria a Dio. E il nostro cuore si scalda, anche io stamattina mi sto scaldando. Benedetto sia il nome del Signore. Quindi è importante, fratelli e sorelle, perché il Signore è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Non può passare l'idea che Gesù non è più in grado, come dice, pensano qualcuno, di fare le cose che faceva una volta. Io non l'accetto questo. Non è, abbiamo compreso, molti non hanno capito questo. Se il Signore non fosse presente ed è presente, saremmo nei guai ancora di più. E ripeto la frase detta tante volte: meglio stare dalla parte di Gesù che dalla parte del mondo e dei disperati. Eh sì, c'è un incontro fra questo corteo della tristezza più completo e il corteo dove c'è Gesù. Possa il Signore intervenire questa mattina fra noi e dentro di noi e dai vicini lontani, e possa esserci questo incontro meraviglioso che porta sollievo alla vita.
Il Signore non fa degli incontri come facciamo noi, magari passeggeri. Lui quando interviene, secondo la sua benignità, lui fa cose meravigliose. Cioè qui questo incontro, prima di tutto, non è a caso, ma secondo è un incontro risolutivo. Dice alla donna non piangere. Ma come? Non piangere. A una mamma non piangere. Ma chi lo dice? È il Signore della gloria. Alleluia. Non piangere. E disse al bambino, levati, alzati. E in quell'istante quel bambino si alzò e tornò in vita. Perché il Signore è il Signore della vita. Fratelli e sorelle, nel Salmo 24, verso 7, ci sono parole bellissime. O porte, alzate i vostri capi. O porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. La battaglia è del Signore. O porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? Dice il salmista, è l'Eterno degli eserciti, egli è il Re di gloria. Questa mattina, fratelli e sorelle, queste porte siamo noi, la nostra vita, il nostro cuore, alziamoci e diciamo, Signore, entra. Porte eterne, il Re di gloria sta entrando. Fratello, quante parole belle si dicono e poi non succede nulla. Vedete, noi con la lingua, abbiamo detto tante volte, possiamo invalidare quello che il Signore vuole fare. Potere nella lingua, io non lo sapevo questo, dopo ci sono voluti anni, c'è gente che impara subito tutto, beati loro, beati loro. L'esperienza, la conoscenza è un fatto della Bibbia, ma l'esperienza è diversa. Ci siete? Certi versetti, quando tu li applichi e li vivi, è un'altra cosa che leggerli e basta. Io ho capito, dopo tanti anni, che quello che dico poi succede. Lo dice la Bibbia, no, dico io, se no sarei. Se noi parliamo negativo, l'altro giorno ho dovuto fermare una persona familiare che stava dicendo una parola terribile. Ho detto taci nel nome di Gesù, non si pronunciano. La morte non si pronuncia, si pronuncia la vita. Perché c'è potere. Allora questa mattina vogliamo dire, Signore, grazie che ci hai dato anche questa opportunità. Secondo la tua benignità. Come va, fratello o sorella? Il mio pastore tanti anni fa, eravamo giovani, spesso si fermava nel culto e diceva, come va? Un attimo di riflessione, come va, fratello, sorella? Vogliamo incoraggiarci stamattina. Vogliamo incoraggiarci l'uno con l'altro. Fratello, sorella, coraggio. Sapete, in questa chiesa anche non è una grande chiesa, ma no, c'è incoraggiamento. Arriva anche a me. Anche a me ci sono delle sorelle, dei fratelli che mi incoraggiano. Perché pensate che io sono un super? No, ma quando mai? E io vi ringrazio per ogni gesto bello e positivo. Questo dobbiamo fare. Dobbiamo incoraggiarci ad avvicinarci a Gesù.
andiamo da Gesù insieme. Molte volte si dice la frase vai da Gesù, vai, cerca il Signore. A me piace di più cerchiamo il Signore, perché sembra che noi diciamo cerca il Signore che siamo già bravi, già perfetti. No, dobbiamo dire cerchiamo il Signore insieme. Ero ragazzo quando nelle chiese si facevano gli appelli alla salvezza, e non sono come oggi che magari c'è distacco, no? La folla va, no, i fratelli andavano personalmente a uno a pregare, e a volte si inginocchiavano insieme alle persone che dovevano ricevere Gesù. Bellissimo, no? Questa sentirsi insieme fratelli e sorelle è incoraggiante. Ebbene, cari nel Signore, io te lo dico, levati. Gesù sta dicendo levati a qualcuno forse che è nella tristezza e nel problema, levati perché io sto arrivando. E come dice quel cantico, la fatica finirà, levati questa mattina, alzati, perché vuole darti la liberazione, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. E concludo, chi vuole seguire un funerale lo faccia, c'è libertà. Chi vuole seguire un funerale, ma chi vuole seguire Cristo, c'è anche libertà di seguire Cristo, gloria a Dio. È perché adesso, sapete, questa cosa che è accaduto ha livellato tutti, ricchi e poveri. Ci siete? Ho quasi concluso. Ricchi e poveri, vero fratello Eric? Cioè il ricco, io ho un fratello che sta in Canada, non posso fare il nome naturalmente, in Canada, carissimo, che conosce una famiglia, lo voglio dire perché dice, ma tu fratello Giuseppe parli in generale, aspettate, perché quando parlo è sempre perché ho qualcosa. Conosce una famiglia del Canada, in Canada, ok? Ricchissima. Lui ha frequentato quella famiglia, sta frequentando di tanto in tanto. C'hanno l'aeroplano, una barca enorme, soldi a non finire. Oggi sto parlando, adesso! Ebbene, vi do una notizia, mi ha detto ieri, l'altro ieri, che sono, soprattutto una ragazza lì, la figlia, è in depressione, va dal psicologo. Ma benedetto sia il nome del Signore, fratelli e sorelle, noi abbiamo un grande Signore, un grande Gesù, alleluia. Qualcuno lo sta denigrando ancora, ma noi lo innalziamo questa mattina e vogliamo partecipare al corteo insieme a Lui. Amen, insieme a tanti che ancora, da est e ovest, guardate che in questa mattina ci sono credenti che stanno cantando. Ho visto qualche filmato anche in Africa, fratello Eric, ed è toccante, è bellissimo, lo dico perché mi piace. Lì ci sono migliaia e migliaia e milioni di fratelli e sorelle che hanno poco, sono nella povertà, ma vederli lodare il Signore è una cosa commovente, bellissima. La presenza di Dio dove c'è la povertà porta la ricchezza spirituale, amen, fratelli e sorelle. Allora li vedo perché li amo. Poi ho visto una foto di un pastore con un vestito magro, lui era magro, un vestito, ma che aveva un sorriso e lodava Dio, che bello. Vi amo, veramente, è qualcosa di toccante. Lì hanno poco e niente, eppure danno gloria a Dio. Vogliamo dire Signore grazie questa mattina perché stai passando accanto a noi. Amen. Stai passando accanto a noi. Allora, chiudo, vogliamo partecipare a un funerale o
a un corteo bellissimo dove c'è Gesù in testa, io voglio stare dalla parte di Gesù. Amen. Voglio stare dalla parte di Gesù, costi quel che costi, ne vale la pena, perché Gesù è il mio e il vostro Salvatore. Dio vi benedica quanti ci hanno seguito e ci seguono. Non vi avvilite, non vi scoraggiate. Quando arriva lo scoraggiamento, gridate al Signore e Lui interviene. Alziamoci in piedi, gloria a Dio. Benedetto il nome del Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Amen, amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Una preghiera, poi cantiamo un bel cantico. Gloria a Gesù. Gloria a te, Signore. Amen. Amen, amen. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Grazie, Signore. Gracious God. Gracious God, we thank you, glorify your name. We adore you for whom you are. Blessed be to your holy name for all that you have done, O Lord. Because, O Lord, we know that your spirit never left us, O Lord. Father, you've been with us, O Lord, Jehovah El Shaddai. For this, O Lord, you have done, O Lord, giving us your word, O Lord, that we will grow in it, O Lord, and dwell in it, that we will not depart from you, because you said in your word that your word have we hid in our heart, that we will not depart from it. Lord, we pray that your spirit will remain with us in the name of Jesus. Blessed Father in glory, we pray thee, O Lord, that your word will continually glow in our life, O Lord. As we, O Lord, Father, have heard your word, O Lord, let us be the doer of it. And we are about, O Lord, Father, to live. We will not leave your presence. You will go with us. You will be crooked with straight, O Lord. That our days, O Lord, Father, will be blessed, O Lord, Father, make the week, O Lord, a blessed one before us. And you make everything, O Lord, Father, that we desire, O Lord, Father, for good, O Lord, to come, O Lord, Father, that we will be able to glorify your holy name. That we pray that we will be tasty of your word, that your word will continue to dwell in us, that your word will continue to manifest in us, O Lord, Father, in heaven. Because, O Lord, your word is our inheritance, Amen. O Lord, and the blessings, O Lord, of it, O Lord, shall abide by unto us, O Lord. Lord, in heaven, we pray, O Lord, that we gather, O Lord, Father, not in vain, but in your presence, that your power will be made visible. We pray thee, O Lord, come and take preeminent control. As we are about to leave, we are not leaving your presence. Father in heaven, you go with us. Make everything, O Lord, Father, we ask, O Lord, in your name, come to pass in the name of Jesus. You bless your son, O Lord, that you have used, O Lord, to teach your word, that your word will dwell in his life also, O Lord. Father, we will be a particular faith so that on that day, we will shout, Hosanna, hallelujah, to your holy name. In Jesus' precious name, we have prayed. Amen. Grazie, fratello Eric. Sapete, l'inglese è internazionale, molti lo conoscono, quindi è anche buono che magari c'è una bella preghiera in inglese. Cantiamo il 12. Ce l'ho proprio nel mio cuore il 12. Cantico numero 12. Mentre raccogliamo l'offerta, fratello Eric. Grazie, fratello Eric, gloria a Dio. Ogni luogo
Alleluia! Questi amen al Signore, gloria amen. A Dio. Se c'è un altro cantico lo possiamo cantare, però è 67. 67. Sì. Amen, santissimo eres Señor, onnipotente Señor, santo eres Señor. Santo, 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 Él es omnipotente. Santo come abbiamo cantato, gloria a te, glorioso Signore. Ancora accompagnaci alle nostre case, benedici quanti ci hanno seguito in questo culto, amen. Signore. Tu conosci ognuno, l'intimo di ognuno, di tutti. Signore. Tu puoi intervenire in qualunque momento nella vita amen. Di ogni credente che ti invoca. Gloria a Dio, noi vogliamo stare dalla tua parte, Signore, con te, in comunione con te. Accompagnaci alle nostre case, rimani con noi ancora in questo giorno. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti, il Signore ci benedica. Gloria a Dio. Pace del Signore a tutti. Pace, pace. Grazie, Signore Gesù. Gloria a Dio.